to loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want. Amici di Rete 8, buonasera e ben ritrovati a Cena Con. Siamo al ristorante Alusea a Silvi Marina, questa sera in compagnia dell'attaccante biancazzurro Edoardo Vergani. Ciao Edoardo, buonasera. Ciao, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto chiaramente un saluto a Gennaro che ci ospita qui ad Alusea, un saluto a Diego Martelli che cura le riprese. Edoardo, piatti importanti già pronti per noi, ma guardare e non toccare solo dopo la trasmissione. Vedo che vi stai guardando con un occhio particolare, perché dobbiamo raccontare Edoardo Vergani. Io faccio fatica a farti la domanda che faccio ai tuoi colleghi, Edoardo, perché di solito dico andiamo indietro di 20 anni per raccontare il giocatore giovane. Se io dico andiamo indietro di 20 anni a te è un po' un problema. Andiamo indietro di 10 anni. Il piccolo Edoardo, primi calci al pallone. Allora, io ho iniziato nella squadra del paese, come penso più o meno tutti i calciatori. Poi già da lì ho iniziato come difensore centrale, tra l'altro. Col vizio del gol, spero. Esatto, poi infatti mi hanno spostato subito. Ma già a quell'età mi arrivò una squadra affiliata all'Inter, mi arrivò una chiamata già per un provino. E, solamente che essendo piccola mi interessava giocare con gli amici. E quindi andai a fare questo provino, però non presero i miei amici, a me mi fecero rifare un altro provino, ma siccome volevo restare a giocare con i miei amici, non feci un gran provino e quindi tornai indietro. Poi niente Inter per giocare con gli amici all'inizio. Sì. Poi da lì, anni dopo, però arrivò la chiamata di Monza e capì che volevo fare uno step e quindi andai a Monza, feci lì 5 anni e quando arrivò il quasi il fallimento della società, allora lì dovetti cambiare e mi arrivarono chiamati di Milan e Inter e essendo interista scesi l'Inter. Oh, allora diciamo subito, ma al Monza e all'Inter sei andato come difensore o eri già attaccante? No, lì ero già attaccante. Già attaccante, ok. Allora parliamo un po' dell'Inter, parliamo tutto il settore giovanile con la maglia nerazzurra e anche il raduno nel 2019 in prima squadra con Antonio Conte. Se ti dovessi chiedere di raccontarmi in un minuto la tua esperienza con il settore giovanile dell'Inter, qual è il momento che ricordi con più piacere? Ma sicuramente l'annata 17-18, se non erro, che l'Under 17 era un campionato nazionale e mi arrivò la prima chiamata della primavera con Mister Vecchi al Viareggio e io fui decisivo in quella finale contro la Fiorentina. Vincemmo 2-1 con gol mio e dopo il Viareggio ci fu l'Europeo, quindi per me è stata una stagione da incorniciare. Arriviamo in finale all'Europeo con la nazionale e quindi niente, quella lì è stata l'annata forse più bella. C'era della Conte che poi è passato a Pescara di quegli anni? Merola. Ah, Merola era Conte? Sì, Merola, Bettella anche, sì. E adesso non me ne vengono in mente. Poi ne parliamo di Merola e Bettella, dei consigli che ti hanno dato, però poi nel 2019 ti ha portato Conte in tournée in Cina. Come è stata? Sì. No, è stata un'esperienza unica allenarsi con campioni di quel calibro. E prima di quella tournée c'era un ritiro e dal ritiro poi dettero le convocazioni. Io ci speravo, però non credevo di essere convocato anche in tournée e fui convocato e sarà per sempre un ricordo che porterò dentro. Ritmi leggeri con Antonio Conte? No, assolutamente no, proprio il contrario. Il contrario, come allenarsi con Conte? No, sicuramente è un vanto, perché è un allenatore vincente, e uno tra i migliori che c'è in circolazione. E posso dire che dopo quel ritiro talmente i ritmi erano elevati, riscesi in primavera e i primi mesi feci la differenza perché fisicamente eri troppo più forte. Non sentivo la stanchezza. Senti, com'è allenarsi con Lautaro e Lukaku?
Cerchi di rubare qualcosina, anche se è veramente complicato rubare qualcosina, però sono due giocatori e due persone fantastiche e danno veramente anche tanti consigli ai giovani che salgono dalla primavera. L'esordio in Serie A con la maglia del Bologna, l'anno successivo, ed è un esordio particolare perché te l'ha fatto fare Sinisa Mihajlović. Sì, esatto. Era già un esordio particolare perché comunque era San Siro contro l'Inter e Se avessi segnato, esultavi? non c'erano neanche tifosi perché era l'anno del Covid. Ma esultavi? Non lo so. E sì, mi butto in mezzo Sinisa e sicuramente pensarci adesso fa un enorme piacere perché era veramente una persona squisita. Un ricordo di Sinisa che hai? Penso proprio quello. Mi chiamò per scaldarmi e 5 minuti, mi sono scaldato 5 minuti velocemente. Perché quello era il tuo stadio. E, sì, esatto. E poi mi richiamò subito per entrare, io non ci credevo. E poi sei andato alla Salernitana, sempre Serie A. Com'è stata l'avventura a Salerno? Allora, posso dire in crescendo? Perché i primi mesi la squadra comunque non faceva punti e era lì per fallire e andando avanti è cambiata la proprietà e sono venuti anche i risultati. Personalmente è stata un'esperienza importante che porterò con me perché comunque allenarsi in Serie A tutta una stagione è comunque un bel bagaglio che ti porti dietro. Mi spiace che comunque non ho giocato quanto volevo, perché alla fine ho fatto 7 presenze, pochi minuti, però comunque porto via un ricordo speciale, la salvezza portata all'ultima giornata. Di Vincenzo Fiorillo che ti diceva di pescare. No, lui già a gennaio ci rideva e scherzava su dicendo dai, vai a Pescara, sono di lì, io sono il capo lì. E quindi poi vedi, mesi dopo sono venuto veramente. Parliamo di quest'estate, quindi l'estate appena trascorsa, che è stata l'estate che ti ha portato in biancazzurro. Sinceramente si faceva fatica a credere che un giocatore come te, giovane, che ha fatto la Serie A a Bologna, viene dall'Inter, ha fatto la Serie A a Salerno anche giocando poco, possa scendere di due categorie. Com'è nata questa trattativa? No, allora c'è da dire che il presidente, il direttore, sin da subito. Chiamarono il mio agente. Io lì per lì a fine stagione ebbi un infortunio, niente di grave, però ebbi un infortunio, ma lì per lì puntavo di scendere, però soltanto di una categoria, di provare ad andare in Serie B. Poi c'erano tanti interessamenti, ma nulla di concreto e quindi alla fine scesi in una piazza importante comunque. Comunque, ti dico, proprio gli ultimi giorni di mercato, il Pescara aveva già ad inizio estate preso Facundo Lescano, nell'ultima settimana era arrivato il sì di Tupta, nessuno credeva potesse fare un terzo attaccante centrale, addirittura è arrivato Edoardo Vergani. Hai sentito un po' troppa concorrenza all'inizio? Ma l'avevo detto anche all'inizio della prima intervista, secondo me la concorrenza fa bene, comunque è pesata un attimino perché eravamo tre per un ruolo, quindi sicuramente era difficile alternare gli interpreti, però alla lunga comunque qualcosa ti insegna e ti porti dietro. Il tuo primo gol in maglia biancazzurra a Foggia, gol tra l'altro molto bello con un destro a giro al risultato acquisito, ma comunque un destro a giro sotto l'incrocio. Poi di gol ne hai fatti tanti altri. Ti chiedo, siamo arrivati al mese di marzo, una tua valutazione su questa stagione in maglia Pescara. Ma posso dire in crescendo, sicuramente volevo e potevo fare anche più gol personalmente, però comunque è stata in crescendo perché all'inizio non giocavo neanche tantissimo e subentravo, adesso invece sto cominciando anche a giocare i primi minuti e sono arrivato anche a giocarne i 90 interi. Poi tu non hai peli sulla lingua, sei giovanissimo, ma non hai peli sulla lingua. Alle interviste, proprio prima del mercato, avevi detto: io ne parlerò con il mister e con la società, mi piacerebbe avere più spazio. Alla fine lo spazio è arrivato, ma sei stato vicino ad andare a qualche altra squadra, magari in Vicenza? No, allora io non ho mai espresso la volontà di andare da nessun'altra parte.
come ho detto all'intervista, ho espresso la volontà di giocare di più. È giusto per un ragazzo. Sì, penso tutti vogliano questo. Poi, È vero che eri un passo dal Vicenza. Per guardi, io veramente non lo so. la prima volta non dice la verità, Edoardo Vergara. No, 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 sono cose che comunque preferisco. Lasciare a Tullio Tinti. Esatto, Va esatto. bene, facciamo finta di crederti, Edoardo. Tra un po' assaggerai questi piatti, ripetiamo, al ristorante Lusea a Silvi Marina. Difficile guardare e non toccare, però manca poco, manca Edoardo. Prima di parlare di Zeman, perché Zeman ha lanciato attaccanti con la A maiuscola in carriera, ti volevo chiedere se hai un attaccante nel mondo di riferimento. Io, Edoardo Vergani, mi piacerebbe essere come? No, ora no, ora sinceramente non ce l'ho, penso al mio di nome. Inizialmente mi ispiravo, mi piaceva molto Ibrahimovic, sia il carattere fuori dal campo Sei un po' come che... lui? Ma ora un po' lontanamente, però... I'm Edoardo Vergani. Hai pensato? No, però ti dico, all'inizio ero sempre stato il più alto, il più grande, quindi... Mi rivedevo tanto in lui perché comunque avevo anche doti tecniche. Invece per caratteristiche un attaccante del grande calcio che ti somiglia? O meglio che tu somigli a lui? Tanti mi dicono Immobile. Allora mi dai un assist, grande come una casa mi dai. Immobile, sai chi l'ha lanciato nel grande Sì, calcio? lo so bene, lo so Chi bene. l'ha lanciato? Zeman. Com'è andata questa prima parte di lavoro con Zeman? No, sicuramente bene. Abbiamo alzato ulteriormente i ritmi e ha imposto subito le sue idee. È uno che gioca molto, molto in modo offensivo e per noi attaccanti è il top, è fantastico perché arriviamo al tiro molte più Ma è volte. vero che vi ha controllato già il peso col mister? No, non è che ce l'ha controllato tutti i giorni, ce lo controlla. Controlla il peso tutti i piedi, ha detto a Vergani, va bene? Sì, ha fatto cenno di sì. Ha fatto cenno. Quanto è alto Edoardo Vergani? 1,86. Peso forma? 83, Se 84. 85 Zeman si arrabbia. Non lo so, Quindi vedremo. Edoardo Vergani ha detto ok, prova peso superata. Esatto. Prova peso superata. Prova gradoni, l'hai immaginata? Non ancora. Te ne hanno parlato? Sì, no, me ne hanno Che ha parlato. detto Davide Merola? No, Merola è entusiasta, già ce ne ha parlato No, no, bene. no, dei gradoni. Ecco, Ah, dei gradoni? Secondo me di mettere le mani nei capelli. quindi diciamo che sei pronto ai gradoni, questo sì. E ti hai detto tu di Immobile. Immobile è arrivato a Pescara ed è andato via da Pescara come grande calciatore. È arrivato a Pescara come un giovane promettente, è andato via da grande calciatore. Zeman in conferenza ha detto Immobile ancora continua a fare gol, è stato tanti anni il capocannoniere. Ma non solo Immobile, ne ha lanciati tanti di attaccanti Zeman. Per te è una grande opportunità questa? Sì, sicuramente. Si sa che comunque Zeman è uno che lancia i giovani e soprattutto è uno che lancia gli attaccanti. Quindi per me è un privilegio essere allenato da lui e speriamo mi possa aggiungere alla lista degli attaccanti lanciati. Immobile, Insigne, Verratti, ti ricorda qualcosa? Tanti gol, mi È ricordo. una Serie B vinta con Guardiola allora al Barcellona che fece i complimenti a quel Pescara. Sì, sì, Prime indicazioni di Zeman, se ti dovessi chiedere un aggettivo o una frase per descrivere il lavoro di Zeman? sì. Ma personalmente ti dico, fai gol. Quindi. Perché tutte le volte che arriviamo davanti alla porta, magari uno sbaglia, anche un tiro complicato, e urla, fai gol. A tutti, fai gol, fai gol. Quindi Edoardo Vergani è pronto a raccogliere l'invito di Zeman. Sì, prontissimo. E allora noi invece siamo prontissimi adesso ad assaggiare questi piatti. Ti salutiamo Edoardo, ti ringraziamo naturalmente, Grazie in bocca al mille. lupo. Grazie a Diego Martelli che ha curato le immagini oggi da Alusea. Ringrazio Gennaro, il titolare che ci ha ospitato. Vedi Alberto Capo, gli diamo un messaggio Diego ad Alberto che di solito è sempre con noi. Oggi che c'era un giocatore dell'Inter che ha parlato di Conte, di tutti i giocatori dell'Inter, tu non c'eri. Va bene, ti mandiamo comunque un saluto. E mandiamo un saluto ai telespettatori di Rete 8. Ci vediamo naturalmente la prossima settimana, sempre a cena con e sempre con un giocatore del Pescara. Ciao. But you're loving your body and a little bit of your brain. Love away, but I